siamo lodati Gesù e Maria. Siamo oggi stiamo celebrando un'altra bellissima messa mariana del tempo di Pasqua che si intitola Maria Vergine del Cenacolo. Abbiamo sentito nella prima lettura descrivere l'episodio della ascensione di Gesù e poi il ritorno degli apostoli a Gerusalemme, dove sono stati nel Cenacolo fino al giorno della Pentecoste. Abbiamo sentito perseverando in preghiera con Maria, la madre di Gesù. Ora, domanda: quanti giorni sono passati dall'ascensione alla Pentecoste? Ve lo dico io. 10. Gesù è asceso al cielo 40 giorni dopo la risurrezione. Tanto è vero che in Vaticano, a San Pietro, l'ascensione non si celebra la domenica prima della Pentecoste, ma il giovedì, proprio nel giorno preciso, il 40° giorno dalla risurrezione. Poi la CEI l'ha fatta spostare alla domenica perché, essendo una festa importante e desiderando quindi che i fedeli fossero istruiti anche su questa festa, ha voluto che fosse posposta la domenica. Ma andrebbe celebrata il giovedì. 10 giorni dopo c'è stata la Pentecoste. 10 giorni dopo sono 9 più 1. Altra domanda: voi avete mai sentito parlare delle novene? Una l'abbiamo fatta quest'anno. Quest'anno, ecco, tra le varie cose che abbiamo fatto, la novena dell'Immacolata, per chi non è saputo di giorno, no? Durante l'anno ci sono 3 novene che la Chiesa raccomanda, liturgiche. Una obbligatoria, che è la novena di Natale, dal 16 dicembre fino al 24 dicembre, la liturgia della messa, la liturgia delle ore, c'ha letture proprie, perché è una novena obbligatoria. Quella dell'Immacolata è raccomandata, e poi ci sarebbe anche la novena di Pentecoste, che è stata la prima novena celebrata sotto la guida della Madonna e di cui ci informa la scrittura, perché questi per 9 giorni sono stati a pregare guidati dalla Madonna in attesa di ricevere il dono dello Spirito Santo. Ecco, ci sono tante novene che si fanno nella Chiesa. Per esempio, ora faccio questa confessione, ma ve lo dico non per farmi bene, ma per farvi capire: io prima dell'8 di maggio ho fatto la novena alla Madonna di Pompei. La novena alla Madonna di Pompei è una bomba atomica, perché si usa per chiedere alla Madonna le grazie impossibili. Solo che tu devi stare per 9 giorni senza alzare manco uno, tutti i giorni, leggendo il testo della novena, le 5 preghiere, con le 5 salve regine, per 9 giorni. Al 10° la supplica. Sabato sapete che è la festa della Madonna di Fatima, no? Sapete che sabato è una grande giornata, saranno canonizzati i pastorelli. Eh sì, furono beatificati nel 2000 Giovanni Paolo II, sabato prossimo li canonizza il Papa. 2 bambini diventano santi, e grandi santi per quello che hanno fatto. C'è una novena anche per la Madonna di Fatima, ce ne sono tantissime. Qual è l'importanza della grandezza? Che cosa ci insegna una novena? Ci insegna l'importanza della preghiera continua e perseverante. Io sono un prete, no? Sapete quante volte dice la gente, la dice: Madonna, a me Dio non mi ascolta. Io c'avevo questo problema, gli ho chiesto da risolvere, ma non me l'ha risolto. Dico, e per quanto tempo gli hai chiesto? Sono andato in chiesa, ho fatto una preghiera, ma lui non mi ha ascoltato. La preghiera solo. E che te la cavi una preghiera solo? Nel Vangelo noi siamo informati da Gesù che dice: quando volete una grazia, la vedova importuna, no? Quella andava tutti i giorni a tirare il collo al giudice: fammi giustizia, fammi giustizia. E a questo, a un certo punto, non la voleva togliere, dice: che vuoi? Guarda, te faccio, mi metto pure per te, basta che te levi dai piedi. E Gesù dice: avete visto il giudice? E però che cosa va a capire? Certo, noi a Dio non dobbiamo andare a tirare il collo, perché Dio dobbiamo trattarlo con rispetto. Però la preghiera, noi diciamo il rosario, no? Lo sapete, mo, i pastorelli, lo sapete che i pastorelli, venite a convertirsi, sapete come faceva il rosario? Perché la Madonna aveva detto di dire il rosario, faceva il rosario così: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, perché fila tutto il 50 è troppo lungo. E io anche quando ero più giovane mi chiedevo sempre, dico: mo, la Madonna mi devi perdonare, dico, dagli 8 bene, ora dico, non dico tanti di rosario adesso, però quando ero giovane io dicevo, dico, oh, ma 50 Ave Maria sono tante, cioè, sta mezz'ora, sta. Ma io ne dico una, ma la dico piano piano. Ci penso, dico: Ave Maria, piena di che parola, metto con tutta la concentrazione così. No, figa. Questo è un, cioè, la preghiera deve essere assidua, fatta bene, costante, perseverante, a volte anche un pochino corposa.
se non lo Dio non ci ascolta. Ecco, perché Dio vuole farci le grazie, ma ha disposto che le grazie ci arrivino a noi attraverso questo canale. Voi cosa dite? Io sono un sacerdote, no? Vedrete che la cosa più importante però che un sacerdote fa per i suoi fedeli è pregare per loro, prima di ogni altra cosa. Perché se io non prego per voi, io posso organizzare tutto quello che fare, posso fare le prediche, posso fare i mesi di maggio, di giugno, di luglio, di settembre, ma altro non serve a niente. Perché chi tocca i nostri cuori è lo Spirito Santo. Non sono gli esseri umani, non è neanche il più grande, manco Sant'Antonio che era il più grande predicatore di tutti i tempi. Se quando Sant'Antonio parlava, lo Spirito Santo non tocca i cuori e dice ascoltalo, guarda che sta a dire la verità, sta là a sentire. Noi non capiamo mai. Mai. Hai visto le persone, no? quando noi abbiamo qualche difficoltà o qualche persona cominciamo a fargli alzare, a tirargli il collo, a dire no, tu hai sbagliato, hai capito? Devi cambiare, fa questo, e questo altro, cioè, da noi che non cambia, capite? Perché le persone non cambiano le nostre parole. Quello cambia, io ho visto, guardate, un prete, cioè, fa un lavoro bellissimo, perché lui io ho visto delle persone trasformate, cioè sono irriconoscibili per come erano. Ma perché? Perché lo Spirito Santo l'ha toccato, non perché le chiacchiere mie, d'accordo? Perché se non ci sta quell'azione interiore, non serve a niente. Ecco perché la preghiera è così importante in tutto e per tutto. Non basta soltanto pregare, bisogna anche agire. Però la preghiera deve essere l'anima di ogni nostra azione. Perché poi, se ci mette le mani Dio e ci precede con la sua azione, tutto va bene. Se invece noi facciamo anche un sacco di cose, ma senza l'accompagnamento e il supporto di Dio, i frutti che raccogliamo sono sempre poco più di un pugno di mosche. Ecco perché la Madonna, questi anni che starò con voi, spero il più lungo possibile, impareremo, chiede sempre di pregare, bisogna abituarsi piano piano, riscoprire il gusto e l'importanza della preghiera per aprire i canali del nostro cuore alla grazia di Dio, perché senza la grazia di Dio non combiniamo niente di buono, e con la grazia di Dio tutto è possibile in noi e fuori di noi. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato.